finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Sto bene, e tu carissima Anna Paola? Abbastanza bene, non proprio al top, però va bene, dai. Dai, sì. Insomma. Vabbè. No, siamo... che il tempo qua non ci si capisce niente, quindi... ecco, abbiamo sentito in sottofondo una voce conosciuta, nostra amica. Vediamo, facciamo un sondaggio tra gli ascoltatori. Una voce poco fa, solo che una voce rauca. La voce amica di... di Finché c'è vita, appunto, che si chiama Patrizia. Patrizia Ciamurro. Ciao Patrizia, come buongiorno, stai? Buongiorno a voi. Un po' acciaccata, come ben si sente, però sul pezzo. Non mollo, ti ho detto pure io sto acciaccatella qua. Sì. No, ma non bisogna mollare. L'unico non acciaccatello sei tu. Beh, allora insomma, adesso gli occhiali intanto li porto, tanto per cominciare. No, va bene, va no, bene. No, vabbè, stiamo scherzando un attimino. No. Certo. Qui tutti e tre siamo dotati di occhiali, sì. Quindi... siamo quattro occhi, anzi... sei occhi, ma esatto. Io un giorno con un medico... non ero in Abruzzo, ero fuori, mi è capitata una situazione con il mio primo figlio, era un bambino piccolo di 2 anni, le era andato un trucciolo di ferro addirittura nell'occhio, perché era una zona industriale e facevano la calata dell'acciaio, poi so quel fumo nero che esce dalle industrie, sto bambinello ha cominciato a strucciarsi l'occhio, siamo andati al pronto soccorso. Niente, no, devo andare in clinica. Siamo andati alla clinica. No, niente, vado al pronto soccorso. Oh, Gio, tu mi sono scocciata. Io ho detto a uno di questi medici: guardate che io porto gli occhiali non perché non ci vedo, ma per vederci meglio. E lei, caro dottore, era lì mezz'ora fa, era lì, ma non l'ha voluto visitare, vedi. Mio figlio. A proposito, allora, vedi, ci vediamo meglio, vedi, per dire che cosa? La nostra Patrizia com'è combattiva. Sì. Infatti, era presidente del CAV, il centro di aiuto alla vita di Pescara. E ci vede talmente. Un caso. No, infatti. E ci vede talmente bene che adesso ci parlerà di un po' di cose. Esattamente. Vero? Po' di cose. Sì, oggi abbiamo voluto iniziare in maniera un po' più giocosa, colloquiale, un po' più sciolta. Ma perché noi siamo così, dai, ci piace giocare un po'. Cav mi ha detto Felice Scarlatella, che da un po' di tempo è il mio vice, no? Perché quando uno raggiunge una certa età ha bisogno di un appoggio, certo. E quindi io ho un appoggio splendido, no, ma a prescindere dall'età, guarda Patrizia, sì, anche i giovani ne hanno bisogno, Felice Scarlatella prima di tutto è un responsabile scout da tanti anni insieme a sua moglie Barbara, e poi un uomo, vabbè, appena uscito dall'arma dei carabinieri, insomma, c'ha tutto uno suo tutto un pezzo. Ma infatti l'abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, e un giorno mi ha detto, parlando, no, sai, questa notte non ho dormito, ho pensato sempre al CAV. Mi sa che me ne sono innamorato. Perfetto. Bello. Allora io ho detto, questo è cotto al punto giusto. Questa è la più bella dichiarazione che una persona possa fare. Ho detto, allora carissimo, vieni qua, mettiti a fare il vice, perché ben presto sarai presidente. No, presidente, no, mai. Felice lavora a 360 gradi su tutto l'ambito del CAV. L'unica cosa che non vuole avere, non vuol sapere, non gli va... roba di soldi, non mi date soldi, non mi fate gestire, ha fatto le sue scelte, sì, ha fatto le sue scelte, però come braccio destro direi che è validissimo, il lavoro sporco tocca a me, no, la banca, i pagamenti, le fatture, le cose, va bene. Pure io c'ho il mio braccio destro fidato, meno male, tutti lo dobbiamo avere, sì, vero? Sì, è fondamentale, mai fare le cose da soli, che mai. cosa offre? Per chi magari ci ascolta, ci renderemo conto adesso del motivo per cui serve. Che cosa offre il CAV in tutta Italia, non a Pescara, che siamo circa 300 realtà come CAV e più o meno lo stesso numero come realtà di Movimento per la Vita, perché bisogna fare una distinzione ad onor del vero, perché il Movimento per la Vita svolge in tutta Italia e anche all'estero un'attività di carattere culturale, quindi nelle scuole, nelle università, nelle parrocchie, nelle piazze, ovunque si possa lanciare il messaggio che la vita è sacra ed è intangibile. Ok? Il Centro Aiuto alla Vita cosa fa il CAV? Rende, come dire, concreto il pensiero.
perché noi non possiamo andare nelle scuole, nelle università, nelle piazze, boom, mamma, a sbandierare il principio che la vita è sacra ed è intangibile, quando poi si profila all'orizzonte una bella ragazza con un bel pancione e quindi con una vita dentro di sé, ci viene a chiedere aiuto, io, no, sa signora, abbia pazienza, oggi l'operatore non c'è, oppure guardi che noi non è che abbiamo così tanti soldi che possiamo aiutare tutta gente. Cioè, questi discorsi non si fanno al CAV. No. Al CAV si accettano tutte le persone, tutte le mamme in gravidanza, tutte le mamme in gravidanza, a prescindere dal colore della pelle, dalla religione professata, dalle e soprattutto dall'estrazione sociale, dall'estrazione sociale, dall'estrazione sociale, senza dubbio, e si opera attraverso degli strumenti. Quali sono gli strumenti? Prima di tutto, lo strumento, diciamo, di base è il progetto Gemma, perché quando una mamma viene da noi vuol dire che non ha i mezzi economici sufficienti per accogliere questa vita e di conseguenza le viene il dubbio se portarla avanti questa gravidanza oppure rifiutarla. Infatti giorni fa, mi riallaccio a una cosa, è nata una piccolina grazie al progetto Gemma. Sì. Si chiama Mia. La salutiamo. Salutiamo la piccola Mia. È nostra, direi. Mia di nome. La mamma che ci ascolterà, perché ci ascolta, capirà il motivo per cui dicevo questa cosa. Un caro saluto alla piccolina mia, un affettuosissimo abbraccio da una nonna. Io ho 5 nipotoni dai 20 anni ai 5 anni oramai, una bella scaletta, e non c'è una cosa più grande che trasmettere la vita. Diciamo una cosa, che il progetto Gemma senza i CAV, che poi lo rendono operativo, non potrebbe esistere. No, perché ci vuole la struttura. Noi per esempio a Pescara, ma un po' in tutta Italia, al CAV, alla sede del CAV, c'è un gruppo di operatori che accoglie la mamma, e quindi per esempio a Pescara abbiamo il cosiddetto gruppo mamme, sono 4 persone, al bisogno anche di più, ma di solito il servizio è fatto da 4 persone e sono 2 operatori per l'ascolto, la mamma va lì e racconta la sua storia, poi c'è un avvocato e c'è un assistente sociale. Al bisogno ci sono 2 psicologi psicoterapeuti, un uomo e una donna, perché poi dipende dalla sensibilità della persona, se viene accompagnata dal compagno oppure se viene da sola, insomma, eccetera eccetera. E quando è necessaria la mia presenza, perché quando poi si tratta di stilare il progetto lo devo firmare io, cioè non io, tutti i presidenti di CAV devono firmare il progetto, e quindi se c'è questo poi la necessità proprio di strutturare un progetto GEM, ci sarò anch'io. Insomma, quindi c'è una rete solidale che comprende tutte le figure fondamentali. Ma non finisce qui, perché il progetto Gemma prevede anche una, a parte l'intervento economico, prevede anche un accompagnamento ai servizi, parlo di un ginecologo, parlo di una visita specialistica, eccetera eccetera, e soprattutto parlo della preparazione per l'accoglienza di questo bambino, no? E qua siamo arrivati proprio al ruolo più attivo del CAV, perché ci sono poi le convenzioni con alcuni ginecologi, con i pediatri, una serie di professionisti che gravitano intorno, che gratuitamente da anni offrono il proprio appoggio, ecco, questo bisogna dirlo. Io ricordo sempre a questo proposito il dottor Mascellanti. Paolo è una colonna per noi. Attraverso di lui, cioè, ma ce ne sono anche tanti altri che non sono specialisti, sono specialisti di primo ordine. Io posso ricordare con tanto affetto, non perché non ci sia più, vivo e vegeto, il dottor Lotti padre, perché c'è anche il dottor Lotti figlio adesso. Sai che ti svelo una cosa, Lotti padre ha seguito mia madre. Anche me, per la nascita dei miei figli, eccetera. Poi invece Lotti padre, giustamente è arrivato al momento del riposo meritatissimo, perché ha lavorato incessantemente in ospedale e anche fuori dell'ospedale. Però ecco,
fra le colonne, fra le persone che proprio ci hanno aiutato tanto, anche il dottor Lotti, che io ricordo con tanto tanto affetto, insomma, perché era sempre disponibile. E poi una cosa dovete sapere, nella stanza in cui lui visitava, al suo studio privato, c'era il famoso lettino, no? Una signora si sdraia, il dottore, di fronte al letto, ma di fronte al letto, una parete, un manifesto del Movimento per la Vita, grandissimo, enorme, molto bello, forse l'avete già visto anni fa, quello con i bambini, con i tre bambini di tre colori diversi, no? Per cui la mamma che si metteva là, amica mia, cioè hai poca scelta, perché avevi già capito di che cosa stavamo parlando, l'accoglienza indifferenziata rispetto al colore della pelle, come dicevo prima, alle situazioni eccetera, quello, quello è il messaggio. Il dottor Lotti lo aveva proprio affisso alla parete di fronte al lettino del suo studio. Allora io direi che potremmo intanto fare una pausa musicale, se la regia è pronta, insomma, e poi continuare a parlare anche degli altri servizi che case il CAV, case di accoglienza, vita, la culla per la vita, di cui insomma, adesso pescare, ce ne sono. Cioè, ecco, la culla per la vita è, come dire, un argomento particolarmente attuale, insomma, soprattutto in queste settimane, in quest'ultimo periodo. Allora, ne parleremo tra poco, dopo la nostra pausa musicale. E
E questa era Beautiful di Christina Aguilera, insomma un brano veramente bello per l'appunto. È adatto. Sì, sì. Adatto alla circostanza. Molto significativo, insomma, anche per come dire, la bellezza che esprime, perché la vita è bella. È bello in ogni sua parte, questo dice, la frase chiave è questa. Sì, sì. In ogni momento sua parte. Del suo sviluppo, diciamo. Sì. Stavamo parlando, insomma, delle attività che svolge il CAV. Sì. E una di queste, Patrizia, è l'SOS Vita. SOS Vita, sì. Il SOS Vita è in pratica un'organizzazione capillare che parte da Milano, dal nostro centro nazionale di Milano, dove arrivano le telefonate di aiuto che le mamme da tutta Italia presentano. E al numero 800 813 000. Lo ripeteremo poi anche alla fine, sì, quindi sì, vi diamo il tempo di prendere carta e penna e smartphone per i più moderni. Allora, SOS Vita perché? Perché la mamma che è disperata in un momento di ansia, di paura, di incertezza, ha sentito parlare di questo servizio, prende il telefono e chiama il SOS Vita di Milano. Questo è il numero, diciamo, generale. Sì. Milano poi, in base alla provenienza della telefonata, smista in Abruzzo, in Campania, in Lazio, dove è necessario. E in Abruzzo c'è qualcuno di qualificato che risponde, per forza, vero? C'è l'avvocato Patrizia Battistella, tutto cuore, tutta lacrima, ma se la fate arrabbiare, apre una bocca che è un forno, è vero Patri? È un forno, perché lei è molto schietta. Fa un mestiere, fa l'avvocato, quindi quando è in tribunale deve essere capace di combattere. E di polso. È molto, 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 molto di polso. Però possiamo dire una cosa, che lei si arrabbia sempre in favore dei più deboli. Senza dubbio. Mai con i più deboli. No, assolutamente no, Patrizia è veramente un operatore eccezionale come tutti gli altri. No, questo lo dico perché se uno telefona dice che chissà chi mi risponde, no? Risponderà una persona dolcissima, perché Patrizia è veramente una persona... Dolce, ci piange quando una cosa non... Sì. Non va come diciamo noi, insomma, ecco, come ci aspettiamo noi. Bene, quindi Patrizia riceve la telefonata per l'Abruzzo, se chiama una persona dell'Abruzzo, e il SOS Vita fornisce ovviamente il numero di chi ha chiamato, Patrizia si mette in contatto e poi il caso diventa da CAV, cioè tutto il gruppo mamme, come dicevo prima, si attiva per contattare la persona, invitarla a un incontro e offrire i nostri servizi, perché oltre all'ascolto eccetera eccetera, poi c'è la parte concreta, oltre al progetto Gemma c'è il centro di distribuzione, perché quando una mamma è in gravidanza cosa pensa? Non ho il lettino, non ho il carrozzino, non ho la biancheria, non ho dove metterlo sto bambino, eccetera, eccetera. Noi forniamo gratuitamente tutto ciò che può essere necessario per un bambino che deve nascere fino al terzo anno di vita. Parliamo di giocattoli, scarpette, abbigliamento, medicinali, cibo, tutto quello che è necessario. Questo è, diciamo, è il punto di arrivo, poi è il centro di distribuzione, dove mi diceva proprio ieri Felice che addirittura abbiamo ben 19 volontari che ruotano intorno al centro di distribuzione, intorno appunto al centro d'ascolto. In tutto sono 19 persone che durante il mese dedicano 2 ore, 3 ore, 4 ore, quello che possono, a svolgere una delle nostre attività. E lo fanno ovviamente gratuitamente. Benissimo. Eh sì, ed è davvero, insomma, incommiabile questo fatto, perché non è scontato, insomma, trovare volontari non è facile. Non è scontato né trovare supporto né trovare volontari, quindi anche perché molte volte i volontari fanno lavoro come dire nell'ombra, perché c'è da spostare gli scatoloni, rimettere in ordine, sistemare tutto l'archivio, sempre nell'ombra. Non sono, diciamo, lavori semplicissimi, diciamo, anche fisicamente. Ci vuole una certa buona volontà. Sì. Tra i servizi che il CAV offre è quello della casa di accoglienza, che a Pescara abbiamo chiuso nel 2016,
ma che è stata aperta per ben 26 anni, dal 91 al 2016, e che non disperiamo di poter riaprire. Che il Signore sa quello che serve e quello che possiamo fare, quello che dobbiamo fare. Quindi, sono delle prospettive per questa riapertura o è proprio ancora tutto nebuloso? Nebuloso no, ma io spero sempre, perché un giorno verrà. Sì, no, sì. Un giorno verrà. Sicuramente. Questo sicuramente. Un giorno verrà, sì, in cui la pubblica amministrazione, parlo di comune, provincia, regione, si renderà conto che oltre a le attività bellissime della nostra città, le iniziative, eccetera, eccetera, c'è una fascia di cittadini, di cittadine in questo caso, particolarmente bisognose, che non possiamo dimenticare. Sì. No. Non sarebbe dimenticare. Diciamo, iniziare a pensarci un bel modo di come dire, vivere un anniversario che proprio ricorre in questi giorni, perfetto, vero Patrizia? Perfetto. Perché perfetto. La legge, la 194, non è soltanto la legge, purtroppo, sull'aborto, ma sarebbe una legge sulla tutela sociale della maternità. Sì. Però quella prima parte ce la dimentichiamo un po' bene, troppo per essere. Io me la sono portata, la so quasi tutta a memoria, però per essere più precisa me la sono portata. Allora, proprio ieri, il 22 maggio del 1978, veniva emanata dal Parlamento italiano la legge 194, quella che ha introdotto in Italia l'aborto legale, perché voi sapete che prima di questa data l'aborto era illegale, quindi con strascici di natura giuridica, eccetera, sì, eccetera. Invece la legge è stata introdotta legalmente, quindi legalmente si può abortire. Ma quella è una scelta personale, nessuno deve condannare, giudicare o come dire, puntare il dito sulla persona. Assolutamente no, mai. Noi non lo Però facciamo. Anzi, tante nostre volontarie purtroppo hanno vissuto questa esperienza. Anche questo, sì. È proprio perché non si sono sentite né giudicate né condannate, ora sono lì con noi. Continuano a stare con noi, certamente. Però ribadiamo che la seconda parte non viene applicata. Assolutamente, ma nemmeno la prima. Guarda, articolo 1. Ah. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile. I figli non so, coniglietti. Capito? I figli bisogna fare in maniera cosciente e responsabile. Riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Per fare questo primo, questo storico e mezzo, non vi dico che battaglia che c'è stata in Parlamento, perché certamente queste parole non sono state accettate da tutti. Però poi veniva appresso l'interruzione volontaria della gravidanza, di cui la presente legge non è mezzo per il controllo delle nascite. Non si controllano le nascite abortendo, sì, si controllano le nascite applicando determinati sistemi. Sì. Chiaro? Sì, vivendo le proprie relazioni, in maniera cosciente e responsabile. Consapevole e responsabile. E i consultori familiari, importantissimi, perché sono i luoghi dove gratuitamente si riceve un servizio. Consultori familiari sono di due tipi, sono di natura privata e di natura pubblica. Quelli pubblici sono quelli comunali, quelli privati sono per esempio quello del CIF, quello dell'UCIPEM, eccetera. Esistono proprio, sono menzionati qui nella legge come luoghi di appoggio per la mamma in difficoltà, e dove si possono appoggiare anche le associazioni di volontariato. Sì. Questo è un passaggio che in Italia ancora arriva. Sì, sì. Devo dire che in alcune località si fa, però, del nord, però sì, insomma, si stenta un po'. Sì. Io, Patrizia, ti farei un invito, se magari ti va di tornare una delle prossime puntate, così continuiamo a parlare di questo argomento, perché in effetti è un tema da approfondire. Perché adesso il nostro tempo è esaurito. Purtroppo tempo è esaurito. Intanto ripetiamo il numero del SOS Vita, sì, l'800 813 000. Per chi usa internet c'è anche sosvita.it. Siamo qui non per stendere la mano, ma per agganciare una mano. Sì.
Aggancio. Allora, l'unica cosa che chiedo ad Anna Paola di ricordare è la nostra mail. radiosperanza@diocesipescara.it. Scriveteci per qualunque informazione. Esatto, così vi possiamo dare tutte le informazioni se ne avete bisogno. Noi vi salutiamo, però ricordatevi sempre una cosa: finché c'è vita, c'è speranza. Ciao! Grazie Patrizia. Grazie a voi, grazie a tutto lo staff, grazie a Massimiliano, Anna Paola, lo staff tecnico, a tutti, perché queste per noi sono occasioni preziose. Grazie di essere stata con noi. Ciao, 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 arrivederci. Ciao.